Pomeriggio a tutti, cari amici, sono in fase di registrazione oggi sabato 2 novembre 2019, intorno all'ora di pranzo. Parlo quest'oggi in maniera specifica dell'Olimpia Milano che proprio nella serata di ieri presso il Mediolanum Forum di Assago ha battuto la capolista Barcellona con il risultato finale di 83 a 70 nella competizione continentale più importante dei club, ovvero l'Eurolega. 83 a 70 frutto di questi parziali 15-20, 15-17, 22-21, 31-12. Per quanto riguarda i bookmaker, diciamo che le quote erano pressoché equilibrate. Infatti Milano aveva una quotazione intorno all'1 tra l'1,90 e l'1,96, il Barcellona tra l'1,86 e l'1,90. Per quanto riguarda le statistiche più importanti dei top 3 giocatori, abbiamo Rodriguez, Sergio Rodriguez di Milano con 17 punti, minutaggio di 28 minuti e 43 secondi, Mizov sempre di Milano 16 punti, lui ha giocato leggermente meno di Rodriguez, 28 minuti e 29 secondi. Davis per il Barcellona 15 punti in 23 minuti e 21 secondi. A conclusione diciamo, di questa informazione sportiva, ovviamente ci tengo a riferire in generale la classifica che vede al momento l'Olimpia Milano che ha raggiunto proprio il Barcellona, allo stesso tempo anche il CSKA Zesca Mosca con 5 vinte e una persa. Poi abbiamo a 4 vittorie e 2 sconfitte il Maccabi Tel Aviv, il Khimki Mosca, l'Anadolu Efes. Poi a 3 vittorie e 3 sconfitte il Baskonia, Žalgiris Kaunas, Panathinaikos, Bayern Monaco, Real Madrid, Lyon Villeurbanne. Invece 2 vittorie e 4 sconfitte Stella Rossa, Olympiakos e Zenit San Pietroburgo. Poi una vittoria e 5 sconfitte per l'Alba Berlino, il Fenerbahce e il Valencia. Quindi, insomma, già a sentire il nome del Fenerbahce ci vengono un po' i pensieri, come a dire, bah, probabilmente questa dopo tanti anni sarà una stagione un po' incrinata per il Fenerbahce, in quanto chi segue molto questa competizione sa come la squadra di Istanbul in questi anni sia stata tra le prime formazioni protagoniste. Prima dei saluti ci tengo a dire ovviamente che da italiano mi auguro vivamente che l'Exchange Emporio Armani Olimpia Milano possa finalmente raggiungere quest'anno, dopo tante, tantissime annate, le Final Four, che dir si voglia. E per oggi è tutto. Ricordo che questo videoclip con audio integrato che sto registrando oggi, sabato 2 novembre, sarà disponibile sul mio canale domani, domenica 3 novembre. Salute a tutti, buon fine settimana e sempre forza alle squadre italiane. Ciao!